Presidente, non siamo soddisfatti perché noi riteniamo che comunque la legge, e in particolare il comma 16 della legge sulla buona scuola, rappresenta in sostanza un cavallo di Troia attraverso il quale veicolare quelle teorie gender che il Ministro ci dice invece e sicuramente non troveranno spazio nei programmi scolastici. Vedete, noi crediamo che vi sia un filo rosso che collega il vostro porvi di fronte alle diverse questioni che risolvete con atti che vanno tutti in una direzione, dalle politiche sull'immigrazione, che potremmo definire invasione assistita, al tentativo di degradare la famiglia a qualcosa di indistinto. È evidente che questi atti si tengono insieme e rispondono ad un programma dettato da quell'ideologia che ha quale obiettivo la formazione di persone tutte uguali, cittadini del mondo. L'inganno consiste nel far passare come sensibilizzazione alla democrazia, alla tolleranza, come pedagogia, quella che è in realtà la cancellazione di ogni legame e identità culturale, storico, religioso, familiare, sessuale. È la rottura fra la natura e ciò che volete imporre, e il pensiero gender che voi subdolamente veicolate. Ne è un esempio, una nuova antropologia dove al posto della natura c'è la cultura e la scelta, il desiderio che diventa diritto, e dove al posto dell'uomo c'è l'essere indifferenziato, la polide, il cittadino asessuato del mondo. La verità che teorie pericolose vorrebbero imporci e che trovano spazio grazie agli atti che adottate non è quella che il bambino sente e tocca su di sé da quando è nato, quella della natura con DNA diversi fra maschi e femmine, ma quella del gender. I sostenitori dell'ideologia del gender a cui vi piegate sostengono l'idea di una neutralità iniziale dell'essere umano in materia di sesso. Il sesso in realtà noi sappiamo che è deciso dalla fecondazione e voi invece fingete di credere all'innocenza di un pensiero che sostenete non troverà spazio nei programmi scolastici, un pensiero che al contrario vorrebbe imporsi e trovare cittadinanza, un'idea fra le idee la cui discussione dovrebbe al più trovare spazio in qualche brutto salotto e non certo nei programmi della scuola. Ancora una volta non perdete l'occasione. E un tassello alla volta, costruite quel futuro aberrante che è frutto di quel pensiero contro natura del politicamente corretto, che trova nella persona della Presidente della Camera dei Deputati il massimo esponente. Grazie. Grazie.